Bene, eccoci di nuovo in studio. Questa sera facciamo qualche minuto di meno perché per cause tecniche abbiamo dovuto cominciare più tardi, per cui la facciamo un po' più breve. Direi Gigi, Gianni e Alessandro, andiamo a dare un'occhiata ai risultati di questo turno, delle Come faccio altre. una domanda però così a sé? Ma con chi gioca domenica del Nano? Porca dai. Ah no, ecco, te volevo fargli Enrico, preparare. aveva iniziato un discorso l'ha detta. completamente. Ah, vabbè, ma voglio dire, a me mi danno l'accompagno, lo sai, no? Per sopportarlo. Guarda, a titolo di risarcimento, visto che lo tieni lì e non dà fastidio al Mai prossimo. detto che me ne giravi una parte, ma ancora no. No, no, perché veramente me dovresti dare ancora di più. Comunque, va bene. Dicevo, andiamo a guardare i risultati della settimana. Allora, il Bari, abbiamo detto, ha vinto a Picerno, niente di che, però Che ha cambiato danno l'allenatore il arriva. Bari, Sì, che sembra un è pianere arrivato sto Picerno, Vivarini quello e è andato via Cornacchini, La quindi città non è. parte scritta. Sì. Vabbè, meno male. Se no, tanto i casi diplomatici tutti tu li crei, per cui qual è il problema? Io Noi aspettiamo che loro terminino. ripeto, se dovete insultare sul personale, possibilmente Manini, mai la trasmissione, mi raccomando. Noi siamo contenti se Siamo contenti se che ci fa audience. ci fa audience, più vestanti pratico, più click facciamo, per cui non va tutto bene. Allora, Anche perché non è il suo anche sui programma. social, tanto Gigi sui social Dappertutto, noi. Casertana Catanzaro 2-1, altro risultato importante per la classifica, che Catanzaro era Insieme a noi, primo insieme a noi nella dopo questo squadra che lotterà turno. fino alla fine, ma anche la Casertana, secondo me. Beh, c'era quel Beh, Castaldo davanti poi ancora. vedremo. Capocannoniere Castaldo, quindi. Come tutti gli altri. Lo conosciamo. Cavese Avellino 2-0, Interno. questo di Cava è un campo Tradizionalmente caldo, ostico. caldo, oserei Però dire. l'Avellino era partito bene, adesso forse sta L'Avellino pagando un po'. problemi A societari, gennaio cercherà di ricordiamo sistemare anche. la squadra. Ma non hanno fatto la preparazione, si sono radunati sotto Ferragosto. Problemi societari Ci dell'Avellino sta. che comunque potrebbero Una cosa incidere. stranamente familiare per noi questa idea. Radunarci a Ferragosto, vabbè. Il big match della settimana era indubbiamente Regina Catania, è finita 1-0 per La la squadra Regina ha vinto toscana. meritatamente, anche Tra se il Catania è l'altro. una squadra forte, soprattutto la Cindola in zucchero il Catania, secondo me. Ma ancora gioca Lodi, ho visto. È forte Ma pure. quanti anni c'è? 40? Gli anni non No, li so, Lodi sta sui 85 Lodi. 38. Però Del mi pare che già 1985, siano diversi 19, gol, 15, 34 sembrano pochi anni, 34. Però Lodi è già siano diversi gol, è uno che tira bene le Le punizioni, c'ha un punizioni, sì. mancino margine, insomma, Sì. siamo attenti perché visto che l'andremo a Poi affrontare. una bandiera lì. Eh sì. Beh, diciamo che il Catania ha messo anche fuori rosa tre giocatori importanti, per problemi, insomma, Se non che uno è erro. Biagianti, insomma, capitano storico, insomma, del Catania. Quindi, però comunque Ma è tu una adesso rosa ti faccio una importante. domanda, ma se tu hai un DS. Ah, e poi tra l'altro il DS è andato a in un'altra squadra, quindi No, ma perché dico, ha avuto un'offerta se tu importante eri un all'estero. DS con i contro, diciamo, l'anno scorso quanti ne mettevi fuori rosa della tabella? Vabbè, parecchi. Allora, lo vedi, perché queste Però cose questi l'hanno capitano. messi fuori forse perché anche per l'ambiezza della rosa, non si è capito Ah, non lo bene, eh. so. Va bene, Sicula Leonzio Bisceglie 2-1, Virtus Francavilla Ternana abbiamo detto 1-2, Monopoli Teramo 2-0. Voi continuate a dire che sto Teramo sembrava che, beh, mi pare che sta a fare abbastanza pena. Beh, basta guardare la classifica. Ecco, senza andare oltre. Rende, perde di nuovo in casa con il Potenza, Potenza Nonostante il nuovo allenatore del che Rende. si conferma una squadra attrezzata, Sì, come vedete, ma se, tanto, se si, non so se si vede già la classifica, comunque sia, è terza a 14 punti, a 2 dalla Ternana, 1 dalla Regina, Rieti Paganese 1-2, Rieti proprio in caduta libera, non c'è verso, e Viterbese Vibonese 2-2, Viterbese, la partita tutta champagne si sta un po' vabbè, ha pareggiato a rallentando. casa con la Vibonese Squadra da mezza sicuramente. classifica, Viterbese, Beh, dai. quello che avevamo detto più o meno, con tutto il rispetto, non è una delle peggio, ma non è No. neanche una delle più forti, diciamo. La classifica la vedrete adesso sicuramente in sovraimpressione. E adesso arriva Catania e Bari. Pensieri in Dopo il libertà. Bari abbiamo un'altra trasferta, eh? Nei nostri mi pare il Bisceglie, quindi Sì. sono tre partite che non sono. Io lascio la parola a voi sul Catania, mi vorrei solo concentrare e fare un discorso di un minuto sulla svolta di Fabio Gallo. E lo faccio anche in considerazione di quello che sta passando il Milan con Giampaolo, Giampaolo. no? Vi voglio far presente questa differenza clamorosa. Allora, Giampaolo inizia il campionato 4-3-1-2 come Fabio Gallo, insiste col 4-3-1-2 senza avere un trequartista, di fatto come Giocando noi, con Suso, continuando a giocare con Suso, prende batoste su batoste,
anche contro le squadre che giocano a 5 a centrocampo fa lo stesso tipo di approccio, cioè un approccio, come dire, presuntuoso, arrogante, pretendendo che un centrocampo a 3 possa supportare, no, la spinta dell'avversario e difendere con Leao e Suso. Chiudo qui. Invece che cosa fa Gallo? La maturità di un allenatore. Partiamo col 4-3-1-2, si rende conto che è un modulo che può andare in difficoltà contro un 3-5-2 avversario. Soprattutto prendiamo la batosta, col Monopoli, soffriamo tremendamente col Potenza pur vincendo. Poi però l'intelligenza di un allenatore che camaleonte, che capisce che bisogna adattarsi a volte anche agli avversari, cosa che io considero una virtù enorme. Quindi quelli che dicono no, allenatori bravi sono quelli che portano avanti il loro modulo, è una merita stupidaggine, non è vero. Perché no, se tu hai la capacità di mettere in piedi una squadra che si sa adattare all'avversario e che comunque non rinuncia a giocare, ma anzi propone la sua manovra, si mette nelle condizioni comunque di esaltare le proprie qualità, quello è il massimo. E guarda caso, nelle ultime due partite, quando con la Regina e ieri con la Virtus Francavilla abbiamo avuto un atteggiamento di questo tipo, cioè anche con una bella dose di umiltà, abbiamo portato a casa 4 punti, soprattutto però dimostrando grandissima forza. Beh, un altro allenatore fautore del 4-3-1-2 era De Serre, no? Ha iniziato a giocarci a Terni, poi dopo ha capito, è passato al 3-5-2. Quindi è una storia, insomma, Sarri con la Juventus capisce che non può fare il 4-3-3, passa al 4-4-2. A Terni comunque è successa anche una cosa simile, no? Cioè, questa è la forza di in generale penso che l'allenatore bravo sia quello capace di dare il meglio da quello che ha a disposizione. Certo. Quindi non solo, non è tanto una questione di modulo, ma è una questione di giocatore che hai a disposizione. Il giocatore ce l'hai Spalletti, no? Inventore del 4-2-3-1 qui in Italia con la Roma. Quando venne alla Roma venne dall'Udinese che giocava con la difesa 3. Sì, sì. E arrivò a Roma e cominciò a giocare subito la difesa a 4. Allora, gli fecero la domanda, ma com'è che ha cambiato modulo? Ho detto, no, guarda, ha semplicemente a Udine non avevo terzino. Per cui dovevo per forza giocare con i tre centrali. Lo disse subito. Non era un credo, no? Perché poi anche dopo al suo 4-2-1 ha derogato, facendo una difesa a 3-3,5, vabbè, tutto. Sì. La differenza la fanno, secondo me, i top team, quelli veramente, parliamo dello stratop, il cui allenatore si mette seduto sulla panchina e sta zitto. No, a parte quello, spesso basta avanza, ma se ha un'idea di calcio ben precisa, vabbè, si fa comprare i giocatori adatti a fare quel tipo quello di gioco. L'esempio classico è Klopp con Liverpool, compra solo giocatori. O il Barcellona, compra solo giocatori funzionali a fare quel anche tipo l'Inter quest'anno, no? Lui fa, chiaramente compra top player, per cui glielo fanno ad altissimo livello. E anche quindi a parte questa eccezione, l'allenatore bravo è quello che studia la sua rosa e crea il modulo rispetto alle caratteristiche. E però si la sa fa anche giocare il meglio possibile. E si sa adattare all'avversario. E anche, si adatta anche all'avversario che via via incontra. Questo pure. Invece poi, alcuni sostengono hai... che il modulo è giusto quello. Quella è la mia impostazione, non la devo modificare in base all'avversario. Se tu hai giocatori talmente forti che riescono, certo, poi dipende il tuo modo, dipende il materiale umano che c'hai. L'allenatore bravo, infatti, è quello. Secondo me, gli allenatori bravi sono nelle categorie inferiori. Ma sono anche, lì si vede la differenza. Poi in queste categorie, soprattutto, tu devi dare un'identità. Dovresti dare un'identità di gioco, un'identità ai tuoi calciatori. E quella è l'impronta, insomma, che comunque sia Gallo sta dando. La terza categoria, la serie A. Esatto. Con la classica colonna vertebrale, no, del gioco, che deve essere siamo più o meno sempre nel... comunque la spina dorsale, no? La colonna vertebrale, la dorsale. Mamma mia. Vabbè, quella. La comunque tua, siamo sempre ci sono l'adagio di Albinoni, spina dorsale e colonna vertebrale. Dai, comunque stiamo sfociando nell'ovvio, però devo fare pubblicità. Ma le grandi squadre, però, per esempio, l'allenatore ce l'ha, per esempio la Juve, lo fa Sarri, secondo te? Boh, me l'allenatore lo fa Buffon. Pubblicità.
Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci in studio per gli ultimissimi minuti di trasmissione. Avevamo detto che volevamo essere un po' più corti nella speranza di andare a cena a un orario consono anche alle famiglie, eccetera, eccetera. Ma soprattutto adatta alle due esigenze. Perché no, io sto a posto. Vabbè. Ma tu sei scappato da casa, se sai, non c'è questo tipo di problema, non hai figli e nessun altro che ti attenda, neanche un cane. Ma veramente sì. C'è allevamento intero, dice, però va bene. Sentite, Catania? Avevo fatto una domanda ed è sdirazzato completamente. Vuoi Catania, io ti dico solo una cosa, che come sostenevo contro la regina, meglio due feriti che un morto, e a riprova la vittoria di Francavilla ci tiene perfettamente. Ci va bene anche un pareggio in casa. Ci va bene anche un pareggio. Perché lo teniamo a distanza. Assolutamente. Poi se viene la vittoria meglio ancora. Comunque il Catania è una squadra che dalla scindola in su è molto forte. L'allenatore? Camplone. Camblone, ecco. Camblone è un amico del Gelsi, no? Quelli lì. Sì, sì, però la domanda è la risposta è, te lo metto. Ma che me frega a me. Anche perché che però, gioca Camblone però, sempre con sin dai tempi del Perugia 3-5-2. Ma no, invece col Catania gioca 4-3. Ma tu hai detto fin dai tempi gioca, cioè il suo modulo stand. Però mettetevi nei panni del Catania, viene a Terni un pareggio gli va bene. Allora. Beh, oddio, per me è una gara difficile. Bene. Secondo me vengono per vincere. È una gara difficile, secondo me, da non sottovalutare, soprattutto. Ma scusa, adesso però per definizione, questa come fa a sottovalutarla? Cioè, voglio dire che è vero. Vabbè, tu comunque sei primo in classifica. Vabbè, però io voglio sperare che la lezione col Monopoli sia servita, certo. Perché io ribadisco che per me è quello una sconfitta problema, importante contro la regina. Che ne perde due fila. La persa l'altra contro il Monopoli. Quindi comunque sia, c'ha delle difficoltà. Tu da prima in classifica, hai visto che ti gira tutto bene, potresti pure prenderla un po'. Diciamo che forse abbiamo leggera, due risultati come su tre. Spero non lo però, sia. Però se riuscissimo a vincere la partita andremmo a Bari un pochino. Certo, è meglio. Tranquilli, perché poi. Ah, certo, capito. Comunque il pericolo più grande è quello che abbiamo detto all'inizio, cioè l'importante è che la squadra entri in campo dimenticando completamente la vittoria. È un'altra cosa, l'importante è non perdere gli scontri diretti. Soprattutto in certo, fondamentale. Che se pareggi al di là del punto che prendi, non le fai prendere tre a loro. Certo. Tu poi, infatti, con la regia è stato importante pareggiare, no, perché poi dopo psicologicamente sarebbe stata una botta per noi. E secondo me non avremmo vinto manco questo, tanto ma per cioè, dire. Ma infatti. Ma... E nello stesso tempo per la regina sarebbe stata una grande iniezione. E secondo me la stessa cosa è col Catania, nel senso che se si vince, per carità, usciamo in trionfo. Se però si pareggia. La tieni sempre a 4 punti. La tieni a 4 punti. Passata una giornata. Poi del Bari ne parleremo la settimana prossima, però io ho la paura che questi inviano 3-4 partite di fila e ti ritrovi lì. Ah, pensavo che ci inviano 3-4 partite. Bari più o meno è come la situazione che abbiamo visto l'anno scorso, nel senso fatta dei grandi nomi, ma non ancora una squadra amalgamata, una squadra. Sì, però non hanno aspettato gennaio per cambiare l'allenatore. Sicuramente la forza che c'ha il Bari come società non ce l'ha nessuna squadra della Serie C. Senti, ma secondo te se gli danno 3 rigori, se noi pareggiamo a Bari, dico. No, sì, l'idea mia. Metti gli danno 3 rigori. No, ma adesso, ripeto, potevano starci, non starci, probabilmente c'erano tutti, no? Ma senza rigori il Bari dove stava adesso? Ha messo male.
ma non credo fino a questo comunque punto. Comunque il Bari ha fatto una scelta rischiosa con Vivarini, perché Vivarini è un allenatore... È uno che pretende di far giocare la squadra. Bene, sarebbe stato terribile Castori, perché è uno che... Se avesse preso Castori io l'avrei visto. Peggio di Castori ho visto solo Castori, Canapro. Alessandro ha vinto 10 campionati. Dieci campionati in tutte le categorie, quindi Castori è veramente uno che ha vinto tutto. Poi che sia un catenacciaro, abbiamo detto... L'importante è vincere. Però è arrivato in A col Carpi, insomma. La Serie C. Ce lo ricordiamo al CSM. Non era semplice. Infatti si è salvato in A col Carpi. Si è salvato. Vivarini può essere una scommessa. Comunque, ribadisco, a Bari potremmo battere il record di 3 rigori. Vabbè, ma uno deve fasciarsi la testa. Ma non è vero, comunque ho visto Bari Regina. Cioè, se giochi, anche la Regina gioca un bel primo tempo al San Nicola. Se tu comunque entri in campo come sta entrando adesso la Ternana convinta, il primo tempo, perché non parlo del secondo, perché il secondo... Senti, ma rigore su Paghera non c'era stavolta, Francavilla? Era rigore, secondo me. Secondo me c'era più quello di Bergamelli contro la Regina mercoledì, su quello di Paghera, che è più o meno lo stesso... Domenica, ecco, il problema sarà a centrocampo, perché lui ha detto Paghera, mi è venuto in mente allora Proietti, speriamo non sia nulla di grave, non so se Alessandro c'ha qualche... No, perché oggi non si sono allenati, e Salzano non ha giocato, mi pare che il mister ha detto che non era niente... per prudenza, però quindi potrebbe rientrare, però se disgraziatamente non ce la fa nessuno dei due ci ritroviamo molto corti a centrocampo, perché... però Proietti poi fra l'altro è fondamentale, fondamentale. Va bene, basta, sufficiente direi per questa puntata. Io ringrazio Gigi Manini, Gianni Giardinieri e Alessandro Madolini. Ringrazio voi che continuate a seguirci numerosi. Vi ricordo che andiamo in onda oltre che sul nostro canale YouTube di On TV, anche sul digitale terrestre il martedì alle 20 sul canale 14 di ETV e alle 22.35 sul canale 13 di Rete Sole, che ringraziamo e salutiamo. Grazie, a martedì prossimo.